Hola chicos, siamo tornati nel primo mondo, perché dopo aver fatto base del sergente Baird si può fare cratere fuso, nel senso la seconda parte ed ultima parte, perché c'è il minigioco di Baird. E quindi andiamo subito a farlo prendendo la scorciatoia, ovvero questa. Qua a destra. Vieni avanti, amico. Sergente Bird. Andiamo a rilassarci. Quindi lo scopo è prendere queste teste, così andandoci sopra, e poggiarle qui sopra il mezzo busto, il busto anzi. Bene, qui c'è un piccolo segreto, ovvero qui c'è una crepa, vedete? E c'è un uovo. Luna. Questo è il penultimo uovo. Andiamo a prendere tutte le altre teste, così avremo un altro uovo. Qui ci sono queste specie di tucani che ci danno fastidio, però ricompaiono dopo un po'. Qua c'è una gemma. Vai, Sparks, mamma mia. Ora fra qualche secondo ricompaiono, però vabbè. Qui c'è un'altra testa. Bird. Vabbè, in caso mi faccio prendere la fiamma, dai. Dobbiamo ammazzare questi tucani. Passiamo da qui. Andiamo là in alto. È molto semplice come minigioco. Andiamo di qua. Ok, ha preso anche l'altra. Quindi, a rigor di logica, qui dentro, aia, ma sono stato colpito e Sparks è rimasto giallo. Boh, vabbè. Qua dovrebbe esserci l'ultima testa. No, siamo andati prima, allora non è qua. Non è qua. E allora, dov'è la testa? Qua. Qua. E in teoria queste qua dovrebbero essere anche le ultime gemme. E infatti 400 su 400. E questa è l'ultima testa, così avremo l'uovo. L'ultimo uovo di cratere fuso. Eccola là. Cioè, eccolo qua il corpo. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Ryan è nostro. E le sei uova di cratere fuso sono nostre. Quindi possiamo tornare indietro. Il livello è completato al 100%. Usciamo dal portale
di Radio Diffuso e ci vediamo al prossimo appuntamento con Spiro 3. Ciao a tutti!